Era dalle 16 del pomeriggio di ieri quando, dopo essersi impantanato e bloccato con le ruote prigioniere nel terreno molliccio, che il pesante bilico da 140 quintali, finito per sbaglio in via Lucchino Visconti, tentava invano di uscire da quella che per mezzi simili è una vera e propria trappola. La strada che parte dal cuore del quartiere di Sant'Orso e porta dritto dritto davanti alla cooperativa Tre Ponti è stata interessata ultimamente dalle opere compensative della A14 con una rotonda che si riallaccia al nuovo casello, ma come tutte le cose nuove ancora non è mappata nei navigatori satellitari. Così ieri sera il pesante autoarticolato, dopo aver caricato 23 quintali di alluminio alla Profilglass, tentava di tornarsene in Austria, ma alla nuova rotonda qualcosa è andato storto ed è finito in questo cul-de-sac dal quale è stato liberato dalla Malta, dove era finito dalla pesante gru di Menco Boni che lo ha rimesso in carreggiata. Succede quotidianamente che camion bilici che vengono a finire qui, vengono a finire che non riescono a passare sotto al ponte dell'autostrada, quindi fra le varie manovre che fanno spesso e volentieri rimangono impantanati o nel campo o qui c'è una zona che è un pantano, vanno a finire lì dentro, che è pericoloso in quanto questi passano anche sopra il ponte che scavalca il casello dell'autostrada e che praticamente un tempo era stato fermato il traffico perché erano pericolosi. C'è una mancanza di segnalazione, sta gente come fa a finire in questa zona qui che solo le automobili ci possono passare. Ma i casi di tir prigionieri in questo posto sono innumerevoli, come ci hanno raccontato i residenti, perché arrivati in fondo al cavalcavia si ritrovano la strada sbarrata prima della chiesa dai piloni dell'autostrada e lì inizia il calvario. Ed hanno assistito a di tutto e di più, comprese complesse retromarcia fino alla rotonda e di salvataggi da parte delle pattuglie della stradale. Colpa anche, come mostrano evidenti tracce, l'acquitrino fangoso e melmoso proprio sulla curva, che di notte certo non si vede, ma che per i tir è una vera e propria sabbia mobile. Un po' di attenzione, anche l'assessore stesso, di farsi vedere, e che tramite i suoi dipendenti o diciamo sottostanti che cerchino di far qualcosa, di risolvere le cose, non di tirare a campare, perché qui abbiamo tirato a campare troppo, insomma.